Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 10 agosto. Come sempre, anche d'estate, anzi di più d'estate, il lunedì i giornali sono abbastanza scarichi. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Beh, intanto il Corriere della Sera decide di andare su un suo cavallo di battaglia, la casta. Sostanzialmente il bonus che avrebbero preso da 600 euro i 5 parlamentari, pare che siano tre deputati della Lega, uno del Movimento 5 Stelle e uno di Italia Viva di Renzi, è diventato lo scandalo nazionale. Beh, per carità, un parlamentare che guadagna 12.500 euro, che fa richiesta all'INPS per 600 euro perché a marzo e aprile non avrebbe guadagnato a sufficienza e perché questo è il senso di quel bonus, ovviamente fa un po' specie. Ma in realtà c'è subito Gianantonio Stella, quelli che costruirono la casta, no? Ve la ricordate? Quella roba che iniziò a distruggere l'idea della politica e ad aiutare l'avvento del Movimento 5 Stelle, che poi si trova all'interno della casta oggi, ma questo è un altro discorso. Gianantonio Stella dice ci sono 2.000 politici locali altrettanto furbetti. Vorrei segnalare a Gianantonio Stella, che guadagna migliaia di euro, giustamente e meritatamente, che ci sono dei politici locali, per esempio dei consiglieri comunali, che non guadagnano praticamente nulla. Non sono dei ricchi signori come quelli che guadagnano i parlamentari o consiglieri regionali. Quindi ritorniamo nel solito errore, cioè i politici fanno tutto schifo. Ovviamente non mi metto a difendere, ma neanche ci penso lontanamente l'idea di un parlamentare che abbia il tempo, cinque parlamentari, di prendersi 600 euro dopo che loro stessi hanno dato una legge così assurda come quella dei 600 euro. Perché è assurda? Ce lo spiega Nanni Cini, parlamentare del PD, che dice una cosa abbastanza ragionevole, anche perché lo ha fatto veramente. Ha detto: ma ragazzi, dovevamo mettere un tetto. Questo è il paese che ha messo il tetto al bonus vacanze, cioè ha messo l'ISEE per il bonus vacanze. Quella sì è una minchiata, mettere il tetto a quello là, e non mette il tetto al sostegno del reddito, che invece ha un senso nel mettere il tetto, ve lo dice uno di destra. Quindi abbiamo fatto un tetto per il bonus vacanze, ma non un tetto per i 600 euro, una roba da matti. Ma comunque Nanni Cini poi dice, guardate, e dice, ed è l'intervista più bella di oggi, beh, dice, guardate che questa roba dei 600 euro è un'assurdità, pensate un po' voi state là col ditino, ma guardate il dito e non la luna, dice giustamente Nanni Cini a Stella e al Corriere e ai moralisti denoantri, perché i navigator, per esempio, che si sono trovati 600 euro, hanno un mestiere che se l'ha inventato quel genio del Movimento 5 Stelle, non solo hanno un mestiere, ma gli hanno dato pure i 600 euro, non gli ha ridotto neanche di un euro il loro stipendio durante il lockdown. E quante persone hanno ottenuto i 600 euro che evidentemente forse non ne avevano bisogno? Beh, insomma, molto interessante il punto di Nanni Cini. Il giornale, cioè sia da sinistra sia da destra, attacca gli onorevoli accattoni, dice Sallusti, in cui però c'è un elemento politico in più, e cioè che questo scandalo una cosa farà, e cioè aiuterà i populisti, sostiene il giornale, nel referendum sulla riduzione dei parlamentari. Siccome ci sono 5 parlamentari che hanno preso 600 euro, insomma, la casta dei parlamentari, insomma, la roba di Stella, di quella roba lì, è sempre più in difficoltà, e il referendum andremo per mettergliela in quel posto ai parlamentari cattivoni, non rendendoci conto che ognuno nel nostro diciamo piccolo particolare è ridicolo e cerca di approfittarsene il più possibile. Perché basta leggersi oggi Flavia Perina, Flavia Perina, Flavia Perina, ex mi sembra direttrice del Secolo d'Italia, comunque la portavoce di Gianfranco Fini, che lo ha difeso fino a che era difendibile sostanzialmente, fino a che non l'hanno praticamente l'hanno mandato hanno spiccato il mandato d'arresto per il fratello della moglie di Fini, col quale presero la casa di Monte Carlo, quella che querelava il giornale, gli faceva schifo le nostre inchieste sulla casa di Monte Carlo, ci considerava delle merde. Bene, Flavia Perina, quella che ha difeso fino appunto all'ultimo Fini, oggi dice sulla stampa da moralista: l'istinto cialtronesco è predatorio. Ma di chi è l'istinto cialtronesco e predatorio? Della Perina, forse, non degli italiani. L'istinto cialtronesco e predatorio è quello di Fini. Questo lei vuol dire che Fini ha un istinto cialtronesco e predatorio? O lei vuol dire che sono predatori e cialtroni quelli che si rubano 600 euro e non quelli che si prendono una casa ereditata dal partito, da una signora che voleva aiutare il Miss e poi intestata la moglie di Fini? Allora, quale di questi due è un istinto cialtronesco e predatorio? Perché sono tutti bravi a fare i moralisti.
realisti quando riguarda gli altri, quando riguarda se stessi i moralisti non li si fa mai. Nel frattempo c'è il secondo tema di giornata, che è ovviamente quella del virus. Siccome il Corriere oggi va sulla casta, che è veramente il suo mestiere, ci pensa la Repubblica ad andare sul virus, e oggi il titolo della Repubblica, altrettanto allarmistico come quello di ieri dei Giovani, è: aumentano i focolai in Italia. Sì, perché se va sui contagi, i contagi sono 463, i morti sono 2, si parla del minimo dei morti da febbraio, quindi aumentano i focolai. Che vuol dire focolai? Poi i focolai vengono beccati, vengono chiusi. Remuzzi ieri sul Libero lo ricorda in un'intervista a Salvini, proprio sul Libero, leggetevela, in cui dice: se andrà a votare nel 2021, aperta la parentesi e chiusa la parentesi, quindi Salvini ritorna a pensare che si arriva alle elezioni. Beh, insomma, Remuzzi ieri sul Libero, lo stesso Ippolito sul Corriere della Sera, ci dicono che il fatto che i giovani si ammalino non è un indice di nulla, anzi, scusate, vedete che sono caduto anch'io, non si ammalino, si positivizzino, perché i giovani che si positivizzano hanno scarsissimi e lievi effetti e soprattutto non vanno in ospedale. Ma questa roba qua non funziona, e quindi oggi aumentano i focolai. Vedete, la libertà si perde a piccoli passi. Io sono fissato perché oggi ci permette questa cosa di fare il titolo del Messaggero. La colpa non è del Messaggero, ovviamente, ma di chi le dice quelle cose, perché il Messaggero fa bene a sintetizzarle. Sapete cosa dice il Messaggero? Tampone per chiunque venga, ritorni dall'estero in Italia. E non solo, dice Miozzo, il capo del comitato tecnico scientifico al Messaggero: non escludo che il governo possa chiedere la quarantena. Vedete, la libertà è quella di avere un passaporto e di poter uscire dal proprio paese, ma questa libertà che loro ti danno perché siamo tutti democratici, questa poi libertà potrebbe un po' scontrarsi poi sulle questioni pratiche. Una delle questioni pratiche è: sì, io ti permetto di andare all'estero, ma se tu ti azzardi di andare all'estero, io decido quali paesi vai all'estero. Se ti azzardi ad andare in Spagna e poi ritorni in Italia, ti metto 15 giorni agli arresti domiciliari, che è la quarantena, oppure ti obbligo a un trattamento sanitario obbligatorio, che è il tampone. Non è che io voglio sdrammatizzare la malattia, non voglio negare nulla, vi voglio far ragionare sul fatto che ci sono 463 contagi, ci sono 2 morti, il minimo da febbraio dell'anno scorso e di quest'anno, in Italia muoiono 1700 persone ogni giorno e noi mettiamo trattamenti sanitari obbligatori e mettiamo divieti di andare all'estero se non poi ritorno con la quarantena. E a proporlo chi è? Il capo degli scienziati, del comitato tecnico scientifico e il segretario del PD, e noi stiamo zitti e muti. Ma non è possibile che non capite come questo è una violazione delle nostre libertà. Non stanno andando, e nel frattempo, apro la parentesi, chiudo la parentesi, fanno entrare gli immigrati in Italia perché loro sì possono entrare con i barconi, e beh, insomma, se entrano gli immigrati, quelli poveracci possono entrare. Quindi conviene che la prossima volta che voi andate in Spagna o in Marocco o in Tunisia, ritorniate con il barcone, perché in quel caso non vi fanno fare la quarantena, siete un clandestino, vabbè, più o meno potete scappare dai centri di accoglienza. Questo è l'assurdo di un paese politicamente corretto che sta diventando statalista e comunista. Non esiste sulla faccia della terra. Poi dite, è ovvio, perché se poi mettono la paura, se poi vi dicono aumentano i focolai, i giovani portano la malattia, tutte balle, perché portano la positività, che non vuol dire la malattia, se vi mettono questa paura nella vostra testa, è evidente che poi accettate limitazioni della libertà assurde come quella di cui sta parlando oggi il Messaggero in prima pagina. Ma ovviamente queste robe qua vi interessano relativamente, perché le cose importanti sono la grandezza di Conte, celebrato oggi da pagina 3 del Corriere della Sera. È imbarazzante, il Corriere della Sera di oggi fa una specie di enorme santino alla veglia. Dovete leggervelo il pezzo, perché il pezzo è pazzesco. I tacchi della moglie ieratica sono alti e lui a Ceglie va lì, e riescono a scrivere: vi giuro che va a Ceglie e la piazza non è completamente piena, perché loro sì che rispettano gli assembramenti e il distanziamento. Poi dice: beh, però la settimana scorsa c'era un gran casino alla piazza di Salvini e quindi per non sfigurare hanno riempito la piazza. Io dico: e i giornalisti scrivono queste robe, ci credono? Il grandissimo Conte, che ieri sapete che cosa propone? Ve lo dico io che cosa propone: il tunnel sottomarino tra Calabria e la Sicilia, non più il ponte di Messina, perché loro si ingarellano pure con le minchiate di Berlusconi. Cioè, se Berlusconi dice voglio fare 10, loro dicono voglio fare 100, ma il ponte sotto, ve lo dico, il tunnel sottomarino sarà, dice Conte, una struttura ecosostenibile, leggera, e la minchia leggera, e compatibile con la tutela ambientale. E noi crediamo a queste minchiate. Quindi il ponte non andava bene per i grillini, per tutti quanti qua, ma se tu fai il tunnel sottomarino, io adoro, sarei contentissimo. Non è che sono contrario, a me mi fa incazzare quello che si dice intorno. Cioè, il tunnel sottomarino sarà, si fa, ma perché sarà una struttura ecosostenibile, leggera, porco Giuda, leggera. Vabbè, andiamo avanti, poi dopo
Ovviamente, quando gli si chiede, che lo intervista questo di Affari Italiani, insomma, che diciamo è come esattamente la stessa cosa di Conte, come se si facesse un'intervista allo specchio e quelli che dicono che io sono povero. Affari Italiani è quel giornale che dice che io sono un violento, va bene, questo è il concetto. Io sono un violento perché ogni tanto mi permetto di prendere in giro Conte, loro invece sono deliziosi e quindi quando fanno una domanda a Conte, il direttore di Affari Italiani dice: ma scusi, ma questa cosa dei verbali, perché tra le altre cose gli chiede il fatto che lui ha detto una bugia e lui dice una sonora sciocchezza e là si chiude la partita. Il problema è che non è una sonora sciocchezza il fatto che lui ai PM ha detto una cosa diversa rispetto a quella che ha detto in intervista al Fatto, è scritto, è per tabulas, però ovviamente loro non sono come me, sono delicati, sono educati, loro fanno grande giornalismo. Nel frattempo vi segnalo una cosa molto interessante, cioè che la stampa di oggi, guidata da Giannini, un po' si arrabbia su questa cosa dei finanziamenti al Sud e sulle decontribuzioni al Sud e tira in ballo non un cattivo liberista, ma Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, appena rieletto della sinistra, dice: ragazzi, tutto a posto, però il governo stia attento perché esiste anche il nord. Tra l'altro, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono il motore economico di questo paese. Stiamo attenti a utilizzare risorse per il sud, che speriamo che riparta, però nel frattempo siamo noi che stiamo qua, che competiamo con tutto il mondo. Nel frattempo state tranquilli, la Catalfo, ministro del lavoro, rilascia un'intervista al Corriere in cui dice che per lei il blocco dei licenziamenti non farà male all'economia. E poi ci dice una cosa su quale ero caduto: si farà il rinnovo dei contratti a termine che erano stati bloccati di fatto dal decreto dignità votato da leghisti e dal Movimento 5 Stelle a maggio di 2 anni fa, si potranno rifare i contratti a termine, cioè dopo 12 mesi potrai rinnovarlo senza causale, ma soltanto per una volta, perché ora siamo in emergenza, ma non smentiamo quella legge di decreto dignità. Oggi che siamo in emergenza permettiamo ancora di fare i contratti a tempo determinato. Questi sono matti, proprio non hanno l'idea di che cosa voglio dire. Come mai che oggi serve, oggi e ieri do? Vabbè, il bonus casalinghe è proprio il concetto fondamentale della presa per i fondelli di questo governo. Mi sembra che su una cosa di questo tipo i giornali si dovrebbero esercitare, ma essendo tutti filogovernativi, altri un pochino sciatti, non si esercitano. Il bonus casalinghe entra nella manovra come anche alle casalinghe daremo lo strumento di formazione. Beh, ve la faccio breve: 3 milioni, 1.700.000 casalinghe in Italia, il che vuol dire che il bonus casalinghe è di 40 centesimi per ogni casalinga. 20 righe sul Corriere della Sera, 20 centesimi a casalinghe. Se questo non vi sembra una presa per i fondelli, ditemi voi che cosa vi sembra. Riforma fiscale, che è sempre là, buttare la palla in avanti, l'ha fatto ieri Gualtieri su Repubblica. Repubblica comprensibilmente ci ritorna oggi. E lì però c'è un pezzo molto interessante di Cottarelli che vi consiglio, che dice 3 cose. Beh, insomma, io ero contro la flat tax, dice Cottarelli, perché avrebbe aiutato troppo i redditi alti. Però attenzione ad uccidere troppi redditi medio-alti, perché su di loro si basa il progresso economico di un paese. Seconda cosa, dice, il problema non è il cambio delle aliquote, ma la pletora di detrazioni, deduzioni che incasinano il nostro sistema. E finisce dicendo: il problema è che le detrazioni e le riforme fiscali si devono fare attraverso coperture permanenti. Diciamo che per oggi, che è lunedì, è tutto. Vi do appuntamento sul sito nicolaporro.it, come sempre, tutti i giorni pieno di informazioni, e domani con la zuppa di Porro. Ciao.